Vediamo velocemente degli esercizi per la spinta del braccio dell'arco e esercizi per l'ancoraggio. Innanzitutto, per l'ancoraggio possiamo tranquillamente cominciare ad andare in ancoraggio col braccio piegato. Vi spiego per due motivi. Allora, intanto abbiamo meno libre e quindi possiamo andare in ancoraggio e sentire bene i muscoli dorsali. Sentirli bene, avere più tempo da sentirli e rilasciare. Due, col braccio piegato e noi in contrapposizione, siamo obbligati per stare in linea a utilizzare i dorsali bassi e quindi siamo obbligati. Possiamo anche fare un esercizio di questo genere, braccio piegato, andare in ancoraggio e poi andare in linea, sentire la linea della schiena, sentire i dorsali e rilasciare. Questo è un esercizio che aiuta ad utilizzare i muscoli dorsali anche in spinta da parte del braccio dell'arco, che è una cosa che non abbiamo mai fatto perché abbiamo tenuto agonisti e antagonisti completamente in contrapposizione e dobbiamo reimparare a disabilitare i muscoli agonisti, dei muscoli che ci servono per mantenere la linea anche quando noi rilasciamo. Quindi possiamo farle poi in tutti e due i modi, e cioè spinta, ancoraggio e rilascio. Questo è un esercizio che ci permette di riuscire ad ottenere questo risultato, e cioè il risultato di non tenere questo braccio unicamente in contrapposizione, perché l'arco nudo non ha stabilizzazione, ogni errore è imperdonabile, non viene minimamente perdonato. Quindi dobbiamo riuscire poi a fare questo. Ok? Grazie.